Sono Giancarlo Curcio, sono ambasciatore a Lima dal 5 novembre del 2018 e ovviamente ho passato tutto il periodo della pandemia qua a Lima coordinando i voli e tutta l'assistenza necessaria ai connazionali. Nel 2019 abbiamo avviato un'opera di rilancio, di forte rilancio delle relazioni con il paese e nell'aprile del 2019 è venuto il sottosegretario Picchi nel contesto di una grande riunione di cultura con tutti i direttori degli istituti di cultura del Sud America e devo dire che abbiamo avviato un rapporto privilegiato con le autorità politiche peruviane per portare le relazioni tra Italia e Perù a un livello strategico. Io dico sempre che il primo cittadino italo-peruviano si chiamava Giuseppe Garibaldi, venuto qua nel 1851 e quindi una collettività di antica emigrazione con dei grossi legami di amicizia, di vicinanza alla propria terra d'origine. Sono Paolo Tonini, primo segretario, svolgo presso l'Ambasciata d'Italia a Lima le funzioni di vice capo missione e capo della Cancelleria Consolare. Sono arrivato esattamente ad assumere funzioni il 27 gennaio del 2020, quindi circa un mese e mezzo prima della dichiarazione dello stato di emergenza per Covid-19. Prima abbiamo iniziato a sapere che la situazione in Cina, poi in Europa, in Italia in particolare, ovviamente c'era molto allarme e soprattutto c'era una grande vicinanza e solidarietà da parte sia delle autorità che da parte della collettività per la situazione che attraversava l'Europa, in particolare il nostro paese. Il giorno 6 di marzo si dio la notizia del paziente zero qui nel Perù. Todavía en esos momentos no había una visión de la profundidad de la pandemia. Sono Paolo Tonini, primo segretario, svolgo presso l'Ambasciata d'Italia a Lima le funzioni di vice capo missione e capo della Cancelleria Consolare. Questo triste primato del Perù come primo paese al mondo per numero di morti da Covid-19 su milioni di abitanti non ha evidentemente un'unica causa. In primo luogo c'è da dire che la mancanza di acqua corrente e di acqua potabile in buone parti del paese ha determinato una serie di difficoltà. Inoltre la sovrappopolazione di numerose aree urbane ha determinato una diffusione rapidissima dei contagi. Si generò molta incertidumbre. Frente a ello, il lavoro in conjunto con istituzioni, con l'Ambasciata d'Italia o con altri tipi di organismi, sirvió muchísimo para poder atender a la gente, a la ciudadanía, y eso ha sido fundamental. Y es algo que yo quiero remarcar en la relación peruano-italiana, ¿no? Sono Agostino Canepa, arquitecto. Sono nato in Perù, mio padre è italiano, genovese di Chiavari. Sono adesso vicepresidente del Comites e sono stato il presidente durante la pandemia. Il Comites è un'istituzione che è stata creata per collegare la comunità di ogni paese dove opera con le autorità italiane, in questo caso l'ambasciata. A tutti noi, penso, ci ha preso questa malattia d'improvviso. Prima non sapevamo cos'era, se era veramente una pandemia o no. Poi sono incominciate ad arrivare le prime informazioni, soprattutto dall'Italia, che è stato devastante. E anche per noi, perché l'impossibilità di non poter fare niente, abbiamo famiglia, amici, e eravamo molto preoccupati. Buonasera, mi chiamo Guido Denaro e ho un'agenzia di viaggi qui a Lima, in Perù. Dal 2008 siamo ufficialmente un tour operator peruviano. Abbiamo fatto l'ultimo anno, prima che succedesse il tutto, 2000 passeggeri circa. E la previsione per il 2020 era di almeno 2.400 persone, invece purtroppo è andata così come è andata, come tutti sappiamo. La prima mossa è stata l'11 marzo la decretazione dello stato di emergenza sanitaria, poi a breve, il 13 marzo, venerdì 13 marzo, è stato deciso che a partire dal 16, dal lunedì successivo, si sarebbero sospesi tutti i voli da e per l'Europa. Ci hanno chiuso in casa tutti, è stato lì che abbiamo cominciato a avere delle comunicazioni degli italiani con grandi difficoltà che sono rimasti qui in Perù. Abbiamo visto cercato di trovare un modo di aiutare questa gente
che è rimasta bloccata o che è rimasta anche senza soldi, senza poter mangiare, senza un luogo dove dormire, molto difficile. Ovviamente noi avevamo un fine settimana per cercare di organizzare il rientro del maggior numero di connazionali, soprattutto dei turisti, però ovviamente c'erano delle difficoltà obiettive perché non stavano tutti a Lima, stavano al Cusco, stavano nel nord, nella Sierra, nella selva, e poi tutti i voli erano subito stati presi d'assalto. Quindi siamo preoccupati subito di verificare quante persone avevamo sul territorio e fare in modo di portarle verso Lima. Nel frattempo abbiamo contattato l'ambasciata e da lì è cominciata la nostra piccola collaborazione. Le autorità peruviane avevano messo a capo del coordinamento il generale Chavez Cresta, che era il capo della protezione civile, era un generale molto apprezzato ed era lui un pochino che coordinava le varie strutture militari e civili peruviane. Soy el general del ejército Jorge Luis Chavez Cresta, quien en esa oportunidad me desempeñé como jefe de la defensa civil de la República del Perú. En el mes de abril del año 2020, una vez detectado el virus en territorio nacional, se tomaron las acciones para poder administrar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la finalidad de controlar el acceso o el ingreso del virus a territorio nacional. Algo que se debió hacer con mucha anticipación, pero en virtud a los hechos se comenzaron a llevar a cabo. La finalidad de ello era reducir el impacto de ciudadanos provenientes del extranjero, porque el virus no podía entrar vía terrestre, sino tenía la necesidad de ingresar por el aeropuerto internacional. Entonces teníamos que tomar todas las acciones correspondientes para evitar justamente eso. Il primo problema da affrontare è stato di cercare di far arrivare in sicurezza il maggior numero di connazionali a Lima, perché stavamo iniziando già a vedere come organizzare dei possibili voli di rimpatrio. Ovviamente la situazione comportava un problema logistico perché bisognava farli arrivare con tutta una serie di autorizzazioni che venivano date dalle autorità peruviane, sia civili che militari, per ogni connazionale. Quindi ogni caso era un caso a sé e dovevamo occuparci di centinaia di connazionali sparsi per tutto il paese. Pero lo más importante es que lo que puedo decir es que siempre tenemos un canal abierto de comunicación y de apoyo mutuo, ¿no? Hemos encontrado una gran solidaridad con la presencia del embajador Curcho y con sus funcionarios y estamos siempre dispuestos nosotros a trabajar juntos de la mejor manera. Como consecuencia de la Administración de la Defensa Civil en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y posteriormente en el Grupo Aéreo Número 8, se establecieron mecanismos de conformar una fuerza de tarea, un grupo especializado compuesto por Cancillería, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Salud, la Defensa Civil, la Dirección de Aeronáutica Civil, CORPAC, de tal manera de poder llevar a cabo el cumplimiento de dos ejes. El primero, la repatriación de nuestros ciudadanos peruanos en todo el mundo. Y lo segundo, la repatriación de los ciudadanos del mundo ubicados en el Perú a cada uno de sus países. Quindi cosa succedeva sostanzialmente? Venivano individuati dei posti sicuri lungo la strada, per esempio dei ristoranti, dei bar, dei luoghi di aggregazione, i commissariati di polizia, in cui i connazionali, che c'erano due tipologie, quelli che si trovavano già lungo la costa, per esempio turisti, appassionati di surf, o anche connazionali che si trovavano lì per più disparate ragioni, per esempio studi universitari, potevano recarsi per poi essere recuperati, no, dai mezzi che si stavano muovendo da nord verso sud, partivano da Tumbes, dalla frontiera con l'Ecuador, e seguivano il gruppo nord, seguiva verso Lima. E ogni tot chilometri c'era una fermata sicura in cui sapevano io dover raccogliere X persone. C'erano persone anche sul lago Titicaca, che era un po' complicato in quanto non c'è segnale telefonico sull'isola di Tachile, quindi però sono riuscito attraverso il loro aiuto di riportarle anche loro da Puno ad Arequipa e farle raggiungere Lima, e anche dei nostri dipendenti che facevano sede a Cusco e devono tornare comunque in Italia, perché sennò sarebbero rimasti qui bloccati per due anni, insomma non era una cosa molto, molto semplice. Il primo volo è stato veramente difficile perché il paese si era fermato, il mondo si era fermato, non sapevamo veramente come fare, gli alberghi erano chiusi, quindi era una situazione veramente difficile. Devo dire, ho avuto un grandissimo sostegno da parte di una famiglia italiana
che ci ha messo a disposizione moltissime stanze presso l'hotel Holiday Inn, vicino proprio all'aeroporto, vicino alla installazione militare da cui sarebbero partiti i voli, per poter raccogliere lì un gran numero di connazionali. E empezamos colaborando con l'ambasciata italiana grazie a mia famiglia. Mi papà è italiano e mia mamma collabora molto con l'ambasciata d'Italia. Entonces, quando l'ambasciatore pensò come voglio fare per poter juntare a tutti gli italiani che stanno repartiti per tutto il Perù, se le ocurrió l'idea dell'hotel. E acá estamos nosotros para ayudar. Ovviamente avevamo il problema sia del pernottamento a Lima, ma anche proprio dei trasporti. Quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di azioni con le autorità civili e militari per consentire a tutte le macchine con cui venivano i pullman che venissero autorizzati per poter arrivare a Lima. Todo funzionava come un reloj, pero para eso tiene que haber una unidad de comando. Tiene que haber una unidad de planeamiento y una unidad de ejecución. Noi facevamo una richiesta alle autorità cancelleria, poi loro ci avevano tutta una serie di procedure e ci davano un'autorizzazione per quella macchina, quell'autista e le persone dentro quella macchina. Era proprio specifico, non poteva esserci una persona né in più né in meno, sennò bloccavano la macchina e tutto il gruppo veniva praticamente fermato. Lo que sucede es que ese trabajo de planeamiento lo llevamos a cabo con el señor embajador, en el caso de Italia, con la debida anticipación. Él, en coordinaciones con Italia, lo hacía con una semana o 10 días de anticipación. Y nosotros determinamos qué fecha y qué hora le correspondía a cada país. Debemos de tener en cuenta de que no podíamos administrar más de 2.000 personas. Eso era 10 aviones que venían y que salían. Cortesemente la Marina ci ha messo a disposizione i pullman con i quali potevamo raggiungere l'aeroporto militare. I connazionali che invece stavano al Callao, nel famoso albergo che avevamo queste stanze messe a disposizione gentilmente da una famiglia italiana, li abbiamo presi lungo il percorso. Nel quale semplicemente nos dedicamos a agrupar a gente y esperar que haya un avión libre para que salga. Entonces, la cantidad de gente, no, la verdad que no podría decirlo, pero fueron muchos aviones y fue mucha espera. Había gente que esperaba semanas para poder tener un vuelo para que vaya a su país. Questa è la sala d'attesa dove venivano fatti sedere tutti i connazionali dopo i controlli di sicurezza. Qua potevano stare nelle migliori condizioni. C'è spazio, c'è anche aria, è un ambiente aperto, in attesa di farli salire sui pullman da cui andavamo direttamente all'aeroporto. Ovviamente una città deserta, questi pullman che giravano, è stata una sensazione veramente incredibile, di smarrimento ma anche di speranza, perché finalmente il primo gruppo di italiani poteva rientrare. Questo era il piazzale dove confluivano i pullman. Una volta usciti dall'ambasciata, dove abbiamo fatto tutte le prime operazioni di check-in e controllo della documentazione, qua, una volta arrivati, tutti i connazionali, tutti i passeggeri venivano messi in questi lunghi tendoni, che oggi vediamo ovviamente un pochino più piccoli, e si faceva a questo punto il controllo del check-in da parte della linea aerea, da parte di immigrazione, da parte delle autorità migratorie, e tutti gli altri controlli di arti ufficiali antidroga. Una volta finite tutte queste formalità, i connazionali risalivano sui pullman e insieme andavamo verso l'aereo che stava nella pista qua dietro per il decollo. Quando abbiamo visto l'aereo che decollava, ovviamente un grande senso di soddisfazione, di felicità, ma anche sapere che dovevamo continuare, perché c'erano anche tanti altri connazionali che avevano bisogno di essere rimpatriati. Sicuramente un gol importante, ma bisognava finire la partita. Sì, proprio in queste situazioni così difficili ci siamo sentiti veramente appoggiati dall'ambasciata. Non siamo mai stati soli, poi l'ambasciata ha lavorato sempre, non ha chiuso mai, è stato proprio un lavoro lodabile, no? Ha fatto veramente un bel lavoro. Credo che un valore importante di questa epoca della pandemia ha sido entender lo che è la solidarietà entre le persone. È fondamentale. Quando uno tiene necessidades, puede recurrir a quien puede ayudarlo un poco mejor, o se complementan.
y el complemento es muy importante. Sí, cuando nosotros nos vemos en acciones que involucran a varios países, o en este caso, que hace una pandemia a nivel global, la Cancillería y todos los países del mundo tienen un rol sumamente importante, particularmente la diplomacia. ¿Por qué? Porque la Cancillería o la diplomacia en cada país conoce la situación de cada uno de sus conciudadanos, tiene la relación, tiene la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, si queremos tomar una acción para que ellos vuelvan a su país de origen, ¿quién es el que tiene el conocimiento o la información de cómo poder administrar a cada uno de ellos? La diplomacia. La pandemia ha dimostrato che senza la presenza di ambasciate, soprattutto anche dei consolati, l'aiuto, il sostegno ai connazionali, l'assistenza sarebbe stata veramente difficile. L'Italia è uno dei paesi con maggior numero di strutture consolari, diplomatico-consolari nel mondo, è un motivo di orgoglio, una rete che per noi è una risorsa e lo Stato italiano ha dimostrato una volta di più che grazie a questa risorsa si è potuto venire incontro ai bisogni di tantissime persone che sennò sarebbero state veramente abbandonate a se stesse. Una delle prime preoccupazioni che ho avuto quando sono venuto nel Perù è che effettivamente nel 2021 vi era il bicentenario dell'indipendenza del paese. E noi avevamo una grande sfida che era rappresentata da un regalo veramente prestigioso effettuato dalla collettività per il primo centenario, che era il Museo d'Arte Italiano, un bellissimo museo con tutta una serie di opere. Quindi appena sono arrivato, da parte sia delle autorità peruviane che da parte della collettività, mi è stato chiesto che farà il governo italiano per il bicentenario. Abbiamo fatto tantissime riunioni di coordinamento e alla fine io dico sempre che c'è stata un'idea che mi si è illuminata, nel senso che grazie alla disponibilità di Enel, ed è per quello che dico illuminata, Enel gentilmente ha dato la disponibilità per illuminare, arricchire quel bellissimo regalo fatto dalla collettività 100 anni prima con la più moderna tecnologia di illuminazione. Quindi abbiamo portato la tecnologia italiana ad arricchire un regalo di 100 anni prima.